abbandonati e arrabbiati. Sono sentimenti simili a quelli che provano i pendolari che ogni giorno viaggiano sui treni veneti, ritardatari e mal ridotti, e chi questi treni li produce, gli operai della Fervet di Castelfranco Veneto. A fronte di commesse e ordini che potrebbero dare lavoro nei prossimi anni, i 200 lavoratori dello stabilimento trevigiano sono a casa da un anno. E abbiamo lavoro fino al prossimo anno, però praticamente siamo fermi. Che cosa chiedete? Chiediamo che le banche ci danno dei prestiti, che la provincia e le istituzioni si muovano in questi confronti, nei nostri confronti, perché il lavoro ce l'abbiamo, però praticamente ci mancano i soldi per partire e ripartire. Esperti nella produzione e manutenzione dei convogli ferroviari, gli operai della Fervet hanno manifestato a Venezia di fronte al Consiglio regionale per chiedere aiuto ai politici veneti, nella speranza di far ripartire un'azienda che, sebbene a corto di liquidi, non dovrebbe soffrire la crisi. Ma facciamo treni, per cui voglio dire, se non interessa alla politica che fa il dovere e il diritto anche dei cittadini nostri, cioè di noi. Che si lavori nell'industria o che si sia pendolari, alla politica si chiede la stessa cosa, sbloccare una situazione che fa sentire impotenti. Abbandonati, siamo completamente abbandonati dalle autorità, dallo Stato, dalle banche che non ci accolgono un minimo prestito per ricominciare a lavorare, siamo fermi. Con un lavoro preso in azienda che aspetta solo di cominciare, siamo fermi perché non abbiamo liquidità per iniziare a lavorare. Ragazzi, gente che ha 20 anni che fa ferrovia, che non sa cosa fare, siamo completamente fermi.